gridate, 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 sai a me che me ne importa. E parlate, parlate. Spesso, quando tratta di Europa, euro e in generale del capitalismo, lei dipinge le politiche di austerity come una nuova forma di violenza, una violenza economica. Può spiegarci cosa l'ha portata a questa conclusione? Sì, per farla breve, io penso, ma non solo io in verità, già Marx aveva perfettamente messo a fuoco questo problema. Io penso che un capitalismo funzionante a pieno regime non avrebbe bisogno di ricorrere alla violenza nelle sue forme politiche del tipo nazismo, fascismo e così via. Un capitalismo funzionante a pieno regime dovrebbe funzionare appunto sulla base della sua cifra, cioè della violenza economica. Il capitalismo ha buon gioco oggi a condannare tutte le forme di violenza del passato, dai gulag, dai lager e così via, fuorché le cose internali del mercato che esso stesso produce a propria immagine e somiglianza. Potremmo anzi dire che la cifra della violenza capitalistica è, come già dicevo prima, una violenza di tipo economico, una violenza che si basa sulla sottrazione di possibilità alternative, imponendo agli individui scelte non perché siano imposte in maniera violenta, con quella che Foucault chiamava l'estetica dei supplizi, ma perché vengono negate alternative. Vengono negate alternative. Il fatto che l'eurocrazia odierna, che della logica neoliberale e del capitalismo può essere inteso come un processo, un prodotto a tutti gli effetti legittimo e totalmente coerente, non produca le montagne di cadaveri di Auschwitz, non vuol dire che i cadaveri non ci siano, semplicemente sono invisibili. Sono invisibili nel senso che vengono prodotti un po' alla volta, tramite licenziamenti, tagli, innalzamenti dell'età pensionabile, rimozione dei servizi sociali e così via, spesso costringendo gli individui stessi a togliersi la vita. Questo è uno scenario di ordinaria postmodernità a cui siamo abituati nelle nostre metropoli ed è bene insistervi. Il capitalismo esercita la sua violenza tipica tramite quella che si può definire una actio in distanza, cioè un'azione in distanza, a distanza. Già Marx aveva capito questa logica quando, studiando la vita di fabbrica, diceva testualmente nel primo libro del Capitale che mentre l'antico schiavo era legato al suo padrone da catene materiali che rendevano evidente la dipendenza stessa dello schiavo al padrone, il salariato è invece legato al suo padrone, la classe capitalista, da fila invisibili che nascondono a un tempo stesso la schiavitù e il padronato, facendo apparire libero un rapporto che in realtà tale non è. Ora, io credo che questa descrizione, magnificamente tratteggiata da Marx nello studio di quello che lui chiama il laboratorio segreto della produzione capitalistica, permetta di decifrare tout court il paesaggio capitalistico neoliberale in cui siamo, in cui tutti siamo legati da fila invisibili che rendono invisibile lo stesso assoggettamento a cui siamo vincolati, no? Teoricamente possiamo fare tutto, non c'è nessuna legge che ci impedisca di fare ciò che vorremmo fare. Salvo poi il fatto che le condizioni economiche sono tali da imporci dei limiti macroscopici, anzi, forse ancora più radicali di quelli di epoche del passato. Questo per dire che appunto la violenza capitalistica è una violenza economica, difficilmente percepibile. E questo crea anche dei problemi nell'individuazione del nemico, potremmo dire. Non solo perché, come ricordavo, il neoliberalismo agisce con una violenza che non mostra il suo volto, non firma i suoi crimini, a differenza dei totalitarismi del passato. E anche quello liberale è un totalitarismo, come ho cercato di mettere in luce in alcuni miei lavori. Ma poi anche il fatto che questa violenza venga esercitata in maniera nascosta, sempre occultando il proprio volto, determina il fatto che manchi una risposta da parte degli offesi, ma anche una risposta da parte degli esclusi, che spesso finiscono per convincersi di essere liberi nel mondo che invece li vede schiavi. Questo è il grande paradosso del sistema capitalistico, in cui ogni pancia vuota dovrebbe essere un voto e un argomento a favore del comunismo.
E poi invece capita che gli stessi che patiscono quotidianamente sulla loro carne viva le contraddizioni sempre più esiziali del sistema capitalistico siano essi stessi quelli che lo difendono. Qui mi vengono in mente due immagini che mi piace rievocare, che sono quella della servitù volontaria, che è tipica del nostro tempo, no? Servi volontari, che pensano di essere liberi nell'atto stesso in cui sono servi e che accettano di continuare ad essere servi purché sia loro garantito quel minimo di benessere o comunque di piacere che la civiltà super edonistica contemporanea garantisce. E l'altra immagine è quella archetipica della filosofia, la caverna di Platone, in cui quando colui che si è liberato e ha contemplato la realtà giusta, quale dovrebbe essere, il cosiddetto mondo delle idee che sta fuori dalla caverna, ridiscende nella caverna per liberare i propri vecchi compagni di prigionia, non riceve consensi e approvazione, ma viene anzi messo a morte dagli stessi schiavi che lui vorrebbe liberare, no? È la grande vicenda di Socrate, ma è anche la grande vicenda di chi oggi prova a mostrare le contraddizioni del capitalismo e la schiavitù di tipo economico su cui esso si regge. No? Quando Marx parlava degli operai del suo tempo, usava l'espressione Lohnsklaven, che vuol dire schiavi del salario, che è un'espressione efficace forse ancora più di quella che Marx usa in molti altri casi, operai, no? L'Arbeiter, il lavoratore, l'operaio. Lohnsklaven indica appunto coloro che sono schiavi salariati. Oggi le nostre metropoli pullulano di queste figure, no? Precari, call centers, badanti. Tutte figure apparentemente libere e uguali a tutte le altre, ma poi coartate dalla loro situazione economica a fare ciò che se fossero realmente liberi mai farebbero. A meno che non ci si racconti che uno scelga effettivamente in maniera libera di rispondere per 10 ore di fila a un centralino telefonico. Da dire, non sapere.